Mie care amiche, le amiche di Ade Gabri, del baule della nonna. Allora, ragazze, prima di iniziare il tutorial, vi voglio mostrare, perché me l'hanno richiesto, il top che abbiamo fatto insieme con il corso di uncinetto, no? Eccolo, guardate. Allora, come potete vedere, io l'ho indossato sopra una camicia. Sembra un gilet in questo modo. Se invece poi lo metto su una piccola canotta, diventa nera, magari diventa una canottiera. Eccolo, guardate, carino, la pesantezza giusta, si può mettere sia d'estate che adesso in autunno. Adesso sta rinfrescando e ottimo da usare come gilet. Allora, vado subito alla dimostrazione. Come potete vedere, qui sopra sono sormontata dalla stoffa perché una mia cliente mi ha ordinato una mantovana con delle tendine per una stanza di disimpegno, dove la stanza dove lei ci stira e vabbè, quelle stanze lì, no? E mi ha portato una stoffa. Eccola, la vedete, queste sono stoffe, le stoffe tessute a mano, no? È una stoffa bella coprente e con questa lei vuole realizzare le tendine a vetro, le tendine che vanno messe all'interno del vetro con, diciamo, il bastoncino a pressione, perché lei non ha intenzione di bucare i suoi infissi. Come potete vedere, queste sono stoffe tessute a mano, eh? Una volta ci usavano dentro casa, nelle famiglie, i telai. Ragazzi, devo mettere in pausa. Ok, allora, come potete vedere, questi erano i telai che si avevano in casa una volta, no? E il telaio ha diverse grandezze. La stoffa, questa stoffa qui è larga, mi sa 70 centimetri questa è. Infatti, questa è 70, io l'ho lavata un po', si è ritirata perché era tutta gialla, rigata. Questi stanno dentro ai cassoni, no? Poi si ingialliscono, sono cose della bisnonna, della trisnonna che si mette da parte lì e poi all'occorrenza si tirano fuori. Come potete vedere, questa è pesante come stoffa, però lei vuole appunto coprire il vetro. Perché a poca distanza c'è un'altra casa per una privacy. Ci vuole mettere queste tende, ci vuole creare queste tendine coprenti. Di solito io con queste stoffe, che poi come mi capita ve lo condivido con voi, ci faccio le tovaglie, dei tendoni, delle calate per le tende. Li copre i divani, ci ho fatto una marea perché ci sono anche quelle molto più spesse. Questo è un mistolino, poi ci sono quelle di cotone o di purolino, a secondo della stoffa e di come è stata tessuta. Io ci realizzo cose diverse, insomma, no? Allora, torniamo a noi. Queste sono tre tendine da mettere all'interno. Ok, il vetro della signora è 32 centimetri, perciò questo è 70. Io devo andare a restringerlo. Io però, prima di tagliare il tessuto, di restringerlo, faccio questo calcolo, e cioè, se il vetro è 32, io devo andare a metterci un 10 centimetri, così. Di morbidezza, perché dentro al vetro non è che possiamo mettere una tenda super arricciata, specialmente poi di queste pesantezze qui. Noi andiamo a mettere soltanto su queste tele una decina di centimetri in più, in modo che la stoffa è leggermente goffrata. Poi devo mettere la cucitura ai lati, perché io qui non vado né a sfilare né a fare giornini, non faccio niente perché sono tende per una camera, diciamo, per fare i mestieri, ecco, dove c'è la
la lavatrice e via discorrendo, perciò non ha intenzione di fare, di spendere un granché, ma sì, giustamente lo farei pure io. Perciò io faccio 32 più 10, 42, più io adesso la vado a ritagliare di lato, no? Perché essendo la stoffa con le cimose da tutte e due le parti, vedete, c'hanno queste le cimose, io non posso ritagliarla solo da una parte, perché non mi sarebbe, non verrebbe bilanciata la tenda, perché la cimosa ritira sempre. Se noi la tagliamo da un lato e dall'altro no, viene una porcheria, la tenda è sbilanciata. Allora io che cosa faccio? Vado a chiudere alla metà della mia tenda così e poi dico ok, 32, 42 più 2 più 2 più 2 centimetri per fare il mio bordino da un lato e 2 centimetri per l'altro. Perciò la tenda 42, 43, 44, 45, 46. La metà di 46 quant'è? 20? 23. Allora io prendo il mio centimetro così dal centro, 23, ecco qui, io taglio questo pezzo, mi capite? Togliendo da tutte e due le parti le cimose. Potrei pure fare per avere un pezzettino di stoffa in più, tagliare appena appena da una parte la cimosa e tirare per avere, diciamo, un pezzettino più grande di... Ma che ce ne facciamo mo de sta fascetta? Cioè, voglio dire, vabbè che risparmiamo sulla stoffa, ma quando è un microbo non vale manco la pena. Ok, una volta che è stata ritagliata, no? Io ci faccio il mio bordino. Allora, io adesso vi faccio vedere come faccio. Poi la mantovana ve la faccio vedere, ma le tendine non è che mi posso, perché con ora, anzi, non posso farvi vedere tutti i passaggi, però vi do la dritta di come fare queste tendine. Perciò, se la tenda arriva è così, no? Da una parte e da un'altra mettiamo le nostre spille. Questa è la larghezza della mia tenda. Io qua sopra ci vado a fare un bordo di 5 centimetri. La lunghezza della tenda è un metro, aspettate un attimo che non mi ricordo, è 1,38 m. Io ho fatto 1,50 m, perché 38, 40 più 10 centimetri, no? L'orlo sotto, l'orlo sopra. Oh. Cosa faccio? Io faccio un orlino così. Adesso vi dico di quanto. E mi era scappato lo centimetro. Metti di 10 centimetri. Mica tanto, perché poi dopo l'orlo sotto mi verrebbe troppo coso, perché io ce n'ho 12 a disposizione. Perciò io adesso 38, 39, 40, 50, no, ho soltanto a disposizione 6 centimetri sopra e 6 sotto. Perciò io qui non posso andare a fare il mio ricetto. Oddio, potrei pure farlo magari. 6 centimetri, no? È così, un pezzettino per fare il bordino, per farvi capire. E io con 6 centimetri posso fare una cucitura qui per bloccare, va bene, la stoffa, e un'altra centralmente, in modo da fare la parte superiore un ricettino, cucitura, e poi qui dentro ci mettiamo la sticella a pressione, no? Perciò noi quando la arricciamo leggermente, questo un po' si arriccia, perché il nostro bastoncino l'abbiamo messo qui. Ok, primo step. Poi che cosa faccio? La tenda così bianca,
non è la vogliamo rendere un po' più sfiziosa. Ok, se la tenda è una sessantina di centimetri, vedete, io ho tagliato questa fascia di stoffa, è uguale a quella che andrò a fare sul cassettone, e sulla cucitura, no, ci vado ad arricciare la mia stoffetta, ce l'arriccio, considerando sempre, non il, oddio, quasi il doppio, perché qui è troppo arricciata, poi dopo, non lo so, potrebbe svettare. Allora noi ci diamo una regolata, a regola, come dice la signora su di Firenze, a regola, ecco. Perciò noi mettiamo questa cosa qui e poi io la vado ulteriormente a rifinire con un pezzettino del quadretto, di questo quadretto, per creare un movimento. Così. Vedete? Ho tagliato il pezzo della lunghezza che mi servirà per 15 centimetri. Questi 15 centimetri io li vado a doppiare lì sul filo col, o con lo zigzago, lo metto doppio, o con la taglia e cuci, e poi una volta che io ho rifinito là con un orlino il mio riccio, ci vado a montare il mio pezzo di stoffa. Ecco. Perciò verrà, diciamo, questo motivetto che fa du 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 du. Perciò avremo il pezzettino dei fiori che ricoincide alla mantovana con questo motivetto sotto. Ok, la tendina l'abbiamo descritta, adesso andiamo a fare invece la mantovana. Togliamo le tende, togliamo le tende. Aspettate un attimo che le sistemo da un'altra parte, perché queste le ho stirate, bombe si acciaccano e mi scoccia. Perché poi la stoffa bisogna stirarla prima, per fare quei lavoretti. Ok, allora queste sono le balze che mi serviranno per le tendine. E poi intanto facciamo la mantovana. Se riusciamo a farvi vedere, riesco a farvi vedere pure la tendina, facciamo pure la tendina. La mantovana, la mantovana, la signora ha fatto mettere una sticciola o un piccolo telaietto dove andremo a montare questa, la come si chiama qua, la mantovana, no? E praticamente con il velcro maschio e femmina, e andremo a metterla così. La mantovana però è fatta in questo modo, è rettangolare ma gira, no, di lato, ed ha una profondità sui lati di 8 centimetri. Perciò io quando faccio il conto, lei mi dice che totalmente, no, la mantovana che sta così, adesso la faccio vedere, così, la mantovana che sta così, qua è 8, qui totalmente è 2 metri, però non sono 2 metri effettivi, perché qua quando giriamo su sti spigoli, qua se la mangia il giro, allora io ci metto quei 5-6 centimetri, perché non è una tovaglia, l'angolo di una tovaglia. Sull'angolo della tovaglia ce ne dobbiamo mettere un bel po', anche 15, ma qua ce ne mettiamo di meno. Perciò 8 più mettiamo una decina, e mi verrebbe tutto totalmente 2 metri e 20. Io faccio 2 metri e 20. 2 metri e 20 la riloga questa totalmente, la tettoietta, però io vado a fare, la devo raddoppiare. Voi sapete che soltanto con un raddoppio il riccio non è bello. Allora io faccio il doppio, sarebbe 4 metri, più la metà, un altro quarto, e sarebbero 5 metri. Perciò qui io vado a montare 5 metri di tessuto raddoppiato.
cioè arricciato, scusate, 5 metri di tessuto già arricciato, e perciò totalmente verrà sempre i miei 2,20 metri. Spero di essere stata chiara. Ok, andiamo. Questa è la mantovana. Io qui ho tagliato 5,5 metri. La signora mi ha detto che l'altezza della sua mantovana deve essere 56, però come sapete io abbondo sempre, poi dopo sopra ripiego l'eccedenza, perché se poi quando la lava, che la stoffa è stata bagnata, però voi lo sapete col sapone, poi dopo si continua a ritirare, allora io ce la metto sempre un pezzo in più, piego così, qui ci andrò a trapuntare la riloga e siamo tranquilli che se si ritira noi scuciamo la riloga e allunghiamo la tenda, la mantovana, la tenda, quello che è. Allora, che cosa faccio io? Io adesso vado a cucire i miei 2 pezzi di stoffa, vado a unire, vedete? Perché eccola quando deve essere lunga la mantovana, è 5,5 metri questa. Perciò adesso io la vado a cucire, e vado a fare un orlino sul fondo della mia mantovana, così. Perché il riccio io ce lo metterò sotto, in modo che si vede la stoffa che è staccata nettamente. È un bellissimo effetto. Non ce la cucio sul bordo, ma sopra. Poi vi faccio vedere. Andiamo. Ok, ragazzi, adesso sto facendo l'orlo nella base, diciamo, inferiore della mia mantovana, dove andrà posizionata. Aspettate che mi metto bene sto piedino, perché se no va lenta. Ok. Dove andrà sistemato la mia balzetta a quadri. Come potete vedere, io di lato non l'ho rifinita, perché quando andrò a misurare la tenda, la signora, vedrò se la devo ritagliare, perché adesso la faccio più lunga, come voi avete sentito, e poi ce la misuro e accorcio, accorcio, perché questa è molto più lunga. Io preferisco accorciare, perché ragazze, se voi tagliate le cose corte o strette, dopo che gli fate ci dovete fare le aggiunte sono bruttissime. Allora io lascio, vedete, faccio quel mezzo metro di più, che poi andrò a ritagliare quei pezzetti e rifinisco. Perciò adesso io vado a rifinire l'orlo della mia mantovana. Allora, come avete visto, io avevo tagliato 15 centimetri, no? Di quadrettino, l'ho raddoppiato e adesso vado a rifinirlo qui per creare la mia balzetta. Io ho la tagliacuci qua, lo faccio con questo. Allora, io con la tagliacuci ci faccio poche cose, giusto qualche rifinitorina e nient'altro. Non è che la uso più di che, anche perché ce l'ho sempre infilata con il bianco. Che per infilarla questa, ci vuole mezza giornata. Ecco, vedete, io adesso vado a rifinire e poi questi sono gli stessi metri che ho fatto della mantovana, cioè 5 metri. Ok, ci vediamo fra un po'. Eccola la mia balza, la vedete? Io adesso vado a cucire la balza sotto, ma non sul bordo, ci lascio tutta la mia cucitura, così, in modo che si vede proprio, perché sembra che non si vede, ma si vede, capite? Lo lasciamo aperto, in modo che fa così sto giochetto, ed è carinissimo. Perciò io sopra vado a cucire la mia balza. Prendo bene. Allora, io qui sono facilitata perché ho il quadretto, vado dritto al mio quadretto. Amen.
Eccola, la vedete com'è carina? Guardate. Per tutta la mia mantovana. E poi, una volta montata la balsa, se la signora mi ha detto che sono 56, no? L'altezza della mantovana, io andrò a misurare i miei 56 e l'eccedenza la metto come orlo superiore, come vi ho spiegato all'inizio. Ecco qui applicato il bordino, semplicissimo, eh? Dopodiché noi andiamo a misurare la nostra mantovana. E la signora mi ha detto che la sua mantovana deve essere 56. Perciò 56, eccola qui. Ci metto una spilla. Ecco questi sono praticamente 3 centimetri da ribattere. Io già me li preparo perché prima arriccio la mantovana, ok? Allora no, prima vado a bloccare, vedete, già l'ho rifinita con la taglia e cuci la stoffa, perché io poi qui sopra andrò a cucire il velcro, che adesso non c'ho, devo andare a comprare, però prima di cucire il velcro io voglio pieghettare la mia mantovana, perché alla signora non va che io ci metta quella riloga che si tira, no? Che si arriccia ogni volta. La vuole già bella e fissa con il velcro, in modo che una volta che è pieghettata, lei ce l'attacca con un attimo la mantovana è sistemata una volta lavata, mi capite? Adesso io che cosa faccio? Vado a cucire qui, ribattendo i miei 3 centimetri. C'ho sempre il mio centimetro a portata di mano. Intanto mi blocco l'orlo della parte superiore, ok? Sopra, poi dopo averla arricciata, ci andrò a mettere il velcro. Allora ragazze, io ho diviso la metà, vedete, ho rifinito la base superiore della mantovana, dove poi all'interno andrò a cucire il mio velcro, che adesso non ho, però adesso la pieghetto. Un attimo che metto in pausa. Era una cliente, è venuta a riprendere un lavoro. Allora ragazze, la metà, no? Ho messo una spilla sulla mia metà, così so che devo arrivare ad arricciare sulla mia metà della mia mantovana 1,10 m, perché la mantovana deve essere totalmente 2,20 m, abbiamo detto, ok? Perciò adesso io inizio da un lato, lasciando un pezzetto libero, perché io qui non ho fatto né orlo né rifinitura, perché una volta che io ho misurato la mantovana, poi vado ad accorciare, perché questa è da accorciare, io l'ho fatta un bel po' abbondante. Eccomi qui, perciò adesso col mio centimetro in mano, pieghetto, lasciando all'inizio un pezzettino liscio. Oh, lo pieghetto qui sulla cucitura. Poi io quando vado ad attaccare il velcro, se lo attacco qui, no? Chiudo pure la parte superiore.
attacco, cioè cucio qui. Poi quando vado a cucire il velcro, vedete, io pieghetto, perché sulla mia metà devo farla combaciare, devo farla diventare 1,10 m. Cioè adesso con la santa pazienza io faccio questo lavoretto di pieghettatura. Se no, potete arricciarla. Che filo ve l'arricciate, perché io devo fare così, vi ripeto, perché la signora non ci vuole quella riloga che si tirano i laccetti, però quella ogni volta, anche se la blocchi, quando le lavi le cose si sciolgono e via discorrendo. Ok, adesso pieghetto fino alla metà e poi dall'altra metà quell'altro 1,20 m. Si è visto? Così. Ok, vedete, sono arrivata alla metà, la mia metà, e continuo a pieghettare fino alla fine della mantovana. Poi le tendine le facciamo con la prossima tutorial, ragazzi, che proprio non posso fare niente adesso. Non si riesce a fare tutto con tutorial, queste sono cose lunghe e si devono fare bene. Ok ragazze, una pieghettatura l'ho fatta, adesso la voglio bloccare pure dalla parte superiore, perché così quando poi monterò il mio velcro non mi si sposta, capite? Perché deve andare dentro al telaietto questa arricciatura, e allora non deve essere ballerina. Vedete come rimane? E qui in mezzo io andrò a cucire il mio velcro. E la mantovana l'abbiamo finita. Poi con il prossimo step facciamo le tendine. Allora ragazze, per chi vuole andare a vedere, c'è un'altra mantovana che io ho fatto. La mantovana che ho fatto in precedenza l'ho fatta con tutti i smerli, con tutti gli archi. Faccio vedere come farla con gli archi. Io ne ho fatte sempre per questa signora, ho fatto delle tende stupende, veramente stupende, con le stoffe quelle buonissime eccetera, dove ho fatto lo smerlo, da sotto questo smerlo ci ho fatto partire un'arricciatura rifinita sempre da un bordino così, e l'ho messa su storie, se la volete andare a vedere sta lì, quella che ho fatto in precedenza a questa signora. Ma quella era impossibile farla come tutorial, perché dovevamo fare diverse riprese. Allora ne ho fatta una dove c'è intanto lo smerlo, perciò voi da sotto lo smerlo fate scappare l'arricciatura e l'arricciatura finisce con il bordo. È identica a quello che ho fatto per la signora. Andate a guardare storie, quelle di Adele Gabriele del baule della nonna, e la trovate. Mentre quella lì con lo smerlo sta sulla mia playlist. Mi sono giamba la lingua. E cioè la mantovana, cercate mantovana e la trovate. Ok, finisco e poi ci salutiamo. È la mezza, c'ho fame. Andiamo, dai, andiamo a mangiare. Eccola la mantovana. Venghete. Guardate che carina. Che carina. Anzi, come dico io, che caruccia. Questa tutta da stirare. Mettiamo il velcro e attacchiamo la nostra meravigliosa mantovana fatta in poco tempo, no.
Ragazzi, ci vuole il tempo, tutta sta stoffa da cucire. E allora, oggi è lunedì, perciò abbiamo fatto la mantovana. Mercoledì facciamo le tendine con la stoffa tessuta a mano, questa là che vi ho fatto vedere prima. Perciò, oddio, che caldo. Adesso si è riscaldato, stamattina pioveva a dirotto. E che dirvi? Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità e di questo vi ringrazio, vi rimando un bacio. Allora, sulla playlist trovate quell'altra con lo smerlo. Se la volete fare più particolare, fate quella con lo smerlo sotto, dallo smerlo. Logicamente non è che fate tutta questa stoffa, la fate più corta, poi ci fate cadere una ricciatura, la ricciatura sempre rifinita da questo bordo e create una cosa bellissima che potete vedere sulle mie storie di Ade Gabri del baule della nonna. Lì ci ho messo la foto di questa meravigliosa tenda che la signora ha messo nella sua cucina country chic. Vi mando un bacio, penso che non vi devo dire nient'altro. Iscrivetevi! Fatemi la pubblicità! Ciao!